C'era qualcosa che non funzionava in quel meccanismo. Si poteva intervenire prima, secondo lei? Ma intanto, se Diversamente. posso, i dati bisognerebbe dare i dati corretti. Il super bonus 110% non è costato, non costa 105 miliardi. Basta andare adesso sul sito di Enea che dà ogni giorno, ogni mese, i dati aggiornati al 31 gennaio. Parlano a fine degli interventi 71 miliardi. Oggi di crediti maturati sono 54,7 miliardi, quindi più o meno la metà di quello che leggo su quella grafica. Ma basta andare immediatamente, potete farlo anche voi, sul sito di Enea, che ogni mese pubblica i dati aggiornatissimi, anche dividendo tra classi e categorie di intervento, tra condomini, unifamiliari, e quindi sono dati reali e chiari. Ma a prescindere da questo, io sento una valanga di fesserie in questi giorni sul tema del super bonus, confondendo il tema del super bonus con bonus edilizi e con la cessione dei crediti, che sono tre cose completamente diverse una dall'altra. In questo decreto il governo non è intervenuto sul super bonus, è intervenuto sulla cessione dei crediti per tutti i bonus edilizi, Sì. quindi anche la ristrutturazione del 50%, quella che vige quasi da 20 anni in questo paese, non si potrà più fare se non sei ricco. Perché chiaramente se non puoi cedere il tuo credito fiscale, non potrai avere capienza fiscale per farti l'intervento di ristrutturazione a casa tua. E questo è un danno mostruoso per le persone più deboli, più fragili, e non per gli interventi di efficientamento energetico, anche per chi deve rifarsi il bagno, gli impianti, il normale di ristrutturazione. Quindi quel percorso virtuoso che da 20 anni si faceva sulle ristrutturazioni non si fa più perché questo governo ha deciso che non si può fare più. E la colpa di chi è? Di Conte, cioè non di chi ha fatto l'ultima legge di bilancio dove si poteva intervenire, dove si potevano fare delle cose, dove si potevano usare le risorse, non di chi ha fatto la legge di bilancio precedente, no, di un governo che non è più in carica da 2 anni. Io credo che sia è ridicolo solo dirlo, cioè dire che si deve intervenire in urgenza oggi. Per colpa di chi governava fino a 2 anni fa, è una fesseria che non è accettabile, che nessuno può accettare. E si interviene non, ripeto, sul superbonus, ma su un qualcosa che non c'entra nulla con il superbonus. Dopodiché, sulla questione invece del superbonus e in generale dei lavori nell'edilizia, dire che non c'è un volano economico, che quello non è un settore Sì. industriale fondamentale per il paese, che non ha concorso al 6-7% di PIL del 2022, che non ha concorso ai 900.000 posti di lavoro che sono stati creati, sostenere che non è così è anche questa una fesseria. Tanto che tutte le Sì. forze politiche in tutti i passaggi parlamentari hanno sempre sostenuto che quella era una misura che andava tarata e ovviamente con un décalage che era già previsto tra l'altro nella formulazione originale, non è che si poteva pensare di stare a 110 vita natural durante, c'era un triennio Chiaro. quasi di misura booster Chiaro. forte per dare rilancio e dopodiché si accompagnava con un décalage. Ora, il problema è soltanto che bisogna dare la colpa al Movimento 5 Stelle, a Conte, di tutto quello che succede nel paese, però non governiamo più noi, c'è qualcun altro. Chiediamo a questi che cosa vogliono Allora, fare, perché oggi io vedo distruggere lo Stato chiarissimo. sociale e non vedo niente per imprese e per l'economia Parliamo di italiana. soluzioni. Questo super bonus adesso è di 2.000 euro per ogni italiano, compresi senza Ma non è fissa così. dimora, i bambini. Vabbè, poi sulle cifre ci divideremo, però insomma sul giudizio che hai dato sul Beh, no, decreto sulle siamo cifre non ci si può d'accordo. dividere, scusa, le cifre sono cifre, non ci si può dividere sulle cifre, basta andare sul sito di Enea, sono 54,7 miliardi di costo diretto e non si tiene conto di tutto l'effetto benefico che ha avuto sull'economia, Patuanelli, sul sai PIL, bene che sulla se continuano crescita, a questi ritmi, sull'occupazione, sulla mancata se nascita. assorbe. Rispetto a che cosa bisogna fare, sicuramente l'utilizzo delle compensazioni sugli F24 delle banche è la prima cosa. Purtroppo ormai si è intervenuti dall'inizio del governo Draghi in un modo talmente critico e facendo confusione tra le varie diverse tipologie di bonus edilizi, mettendo tutto nel calderone del 110 come se fosse stata l'unica misura fatta, ma non era così, che ormai rispetto alla cessione del credito c'è così poca fiducia che difficilmente si riuscirà a risolvere questo problema. Perché comunque quando acquisto un credito devo avere fiducia che le norme non cambino, che restino Chiaro. gli impianti normativi, che quel credito sia un credito esigibile. E tutto questo è stato messo in discussione già dall'inizio del governo Draghi con una comunicazione che diceva è tutta una truffa e non va bene niente. L'abbiamo Allora. visto anche nella conferenza stampa di Ma intanto io nei panni di un Presidente del Consiglio eviterei di dire balle.
come dire che costa 2.000 euro a ogni cittadino il super bonus 110%, come ha detto Giorgia Meloni, cosa che assolutamente non è vera, posto che se anche guardiamo esclusivamente il costo dell'investimento su super bonus, ad oggi sono stati maturati crediti per 54,7 miliardi e a fine lavori saranno 71,7 miliardi, come era giustamente scritto nella vostra grafica, che diviso 60 milioni di italiani non dà 2.000 euro a testa. E questo però, vede, io ho sentito anche l'intervento di Barbera, noi continuiamo a raccontare un pezzo della verità sui bonus edilizi, dimenticandoci sempre o quasi sempre completamente l'altra parte della verità, perché se abbiamo fatto 6,7 di PIL nel 2021 e 3,9 nel 2022, quasi tutti gli analisti dicono che almeno un terzo di quella crescita è stata legata proprio al grande incentivo dato dai bonus in materia di edilizia, che hanno portato a 900.000 posti di lavoro, quindi a meno costi per la Naspi, per gli ammortizzatori sociali, che hanno aumentato le entrate tributarie. Le maggiori entrate tributarie ci hanno consentito soltanto nel governo Draghi di dare 60 miliardi di euro per la questione del costo dell'energia, in gran parte reperiti attraverso le maggiori entrate che lo Stato ha avuto per la crescita ed è legata a, in buona parte ai bonus edilizi. Quindi quando si racconta quanto costa il super bonus, bisognerebbe avere anche il coraggio di dire quanto ha fatto entrare nelle casse dello Stato. Io penso che qualsiasi misura che viene implementata, che è una novità, va anche modificata e tarata a seconda degli effetti che fa, e sicuramente nel caso dei bonus edilizi, non del super bonus, si è intervenuti molte volte, così come si è intervenuti sulla questione della cessione del credito, e l'abbiamo fatto qualche volta con un po' di mal di pancia anche quando abbiamo compartecipato al governo Draghi. Certamente le modifiche introdotte sono state troppe e in qualche modo non si è data certezza agli imprenditori di quello che stava succedendo, e questo ha causato dei problemi che oggi vanno affrontati. Nessuno deve mettere la testa sotto la sabbia. Che io sto soltanto dicendo che la narrazione che si sta cercando, che il Presidente del Consiglio e la forza di maggioranza, quasi tutte, stanno cercando di dare, è tutto colpa di Conte che governava due anni fa. Ecco, questo è francamente inaccettabile, perché non è così, non è vero, e stiamo parlando di un governo che non c'è più da due anni. È stata una misura importante in una fase complicata dell'economia del nostro paese, che ha portato, dati non nostri, dati di moltissimi istituti indipendenti, un beneficio enorme alla crescita del paese, 6,7 nel 2022, Patuanelli, lei sta dicendo, io conosco questa posizione e dopo la evolveremo anche da questo punto di vista, ma la mia domanda era un'altra, nel senso, con il super bonus e i bonus edilizi abbiamo messo a rischio i conti dello Stato? No, perché appunto ci sono molte cose da guardare all'interno del costo, perché non si può dire costata 2.000 euro a testa, intanto... No, però il bilancio dello Stato si fa in quel modo lì, non è che lei mi può dire che... Facciamo PIL nei prossimi 10 anni, allora migliora. Nel senso... No, io finisco un attimo il ragionamento. Intanto non si può dare il messaggio che il problema è il super bonus, che tutti hanno capito che cos'è e sanno di cosa si parla, e parlare di cifre completamente diverse. Perché il super bonus non è costato 120 miliardi, che diviso 60 milioni fai 2.000 euro a testa. È costato ad oggi 54 miliardi. Ma infatti che ho detto... Però io ho detto i bonus edilizi, Patuanelli. No, non è vero. Io ho detto i bonus edilizi, io so di cosa sto parlando, perché ho l'abitudine a studiare. Ho detto i bonus edilizi, super... L'ho appena detto. Ho detto i bonus edilizi. Ho capito, la Meloni è un problema della Meloni, nel senso, però noi abbiamo appena detto, abbiamo appena corretto anche la Meloni, i bonus edilizi. No, però stava dicendo che l'avevo raccontato anche io le balle, no, i bonus edilizi. No, assolutamente, se ha capito così mi sono spiegato male. Allora, mi scusi, avevo capito male, prego. Assolutamente no, stavo parlando della comunicazione della Presidente del Consiglio, che dice 2.000 euro a testa il super bonus, non è così. Non solo, ma ogni volta che si parla e pensa a questa misura, nessuno fa il conto di quanti benefici ha portato questa misura, anche come ritorno diretto di maggior gettito avuto, che ha consentito tra l'altro al governo Draghi di mettere in campo 60 miliardi di euro per gli aiuti a famiglie e imprese sul tema delle energie, grazie proprio al maggior gettito generato anche dal rilancio del mondo dell'edilizia. Oggi in discussione non c'è il super bonus, perché in questo decreto non viene toccato nulla sul super bonus. Si parla invece dell'articolo 121, cioè della cessione dei crediti, certo, che sono una parte, una componente che riguarda tutti i bonus edilizi, e si bloccano tutti i bonus, compresi quelli
che riguardano il sisma bonus delle aree terremotate. Cioè, ma ci rendiamo conto? È il sistema della cessione del credito quello che è stato bloccato, perché creerebbe un debito tale per cui mettiamo a rischio i conti pubblici. I conti pubblici vanno visti nella loro complessità e anche il fatto che si possano avere gli spazi finanziari rispetto al rapporto tra debito e PIL e tra deficit e PIL. Allora, se il PIL cresce e il super bonus ha contribuito enormemente alla crescita del PIL, è chiaro che ho degli spazi finanziari maggiori. Io non sto mettendo a repentaglio. Cioè, abbiamo festeggiato il presidente Draghi quando ha parlato di debito buono e debito cattivo. Adesso non c'è più questa cosa. Io credo che quel debito che c'è, quel deficit che c'è, quello è un debito buono, okay. È un deficit buono da fare. Questa era la mia idea. Un quarto delle ristrutturazioni legate al superbonus non è ancora stato portato a termine. Che fine faranno questi cantieri, secondo lei? Poi dopo lo chiederemo anche a Maggio. Non sarà una fine unica, nel senso che ci saranno alcune imprese che riusciranno a far fronte alla carenza di liquidità creata dall'incaglio dei crediti, altre che riusciranno a vendere i propri crediti, altre che invece non ce la faranno, chiuderanno e quindi i cantieri resteranno fermi e si creerà anche un po' di contenzioso, perché poi bisogna mettersi anche nei panni del cittadino che ha fatto come l'impresa legittimo affidamento, certo, sulle leggi dello Stato e che si trova invece in una difficoltà immediata. Quindi non credo che ci sarà una destinazione unica. In percentuale ci sarà sicuramente chi riesce ad andare avanti, in altra percentuale ci sarà qualcuno che fallisce e cantieri che resteranno fermi fino a quando non interverrà un'altra impresa per completarli, però a costo che oggi non è preventivabile. Io posso dire che poi il governo Conte 2 è caduto, ma quando abbiamo iniziato questa misura del super bonus, la mia idea era quella di fare un testo unico dei bonus edilizi dove si definiscono le tipologie di intervento e il numero poi della la cifra di detrazione che poteva essere in una piccola fase il 110, poi il 70, scalare, l'85, sì. quel numero poteva essere cambiato e tarato ogni 3 anni, ogni 2 anni, a seconda appunto del tiraggio e delle risorse pubbliche, ma il range di tipologia di intervento dovrebbe rimanere costante, proprio per dar certezza agli imprenditori di come investire e anche ai cittadini, chiaro, di dove andare a rivolgersi in caso di intervento edilizio, perché serve a tutti, serve ai progettisti, che è una categoria che insomma non è che rappresento, ma alla quale mi iscrivo per avendo fatto per 20 anni quasi l'ingegnere, quindi in questo senso credo che serva un po' a tutti avere delle certezze. Poi le cose sono andate diversamente, come noto quel governo è caduto, però stavamo già lavorando a un testo unico dei bonus e degli incentivi che, ripeto, non sono, parlare di bonus a pioggia, ci sono alcuni interventi che sono per forza a pioggia, penso anche a Transizione 4.0, no? Tutti gli incentivi agli investimenti in nuove tecnologie, ma che per forza devono essere accessibili a tutti. E questi sono i numeri, no? Li stiamo vedendo, i numeri che ha dato la Ragioneria Generale dello Stato sui crediti incagliati tra super bonus e altri bonus. Esatto. Giorgetti ha parlato di questo provvedimento dicendone quasi tutto il male possibile, in sostanza. Perché non è così, secondo lei, secondo il Movimento 5 Stelle? Ma io credo che il dato principale del fatto di aver bloccato la cessione dei crediti e di aver bloccato lo sconto in fattura sia il fatto che non è stato minimamente risolto il tema dei debiti incagliati che c'è ancora, ma soprattutto di aver creato un gravissimo problema a 25.000 imprese e 130.000 lavoratori, che sono i dati che ci dà ANCE da giorni. Quindi questi temi sono ancora sul tavolo. E tra l'altro, avendo fatto questo tipo di provvedimento che blocca i crediti, è stato cercato di scaricare la responsabilità sul governo, saltando il governo Draghi, che non è esistito, per Giorgetti, ma quindi tornando al Conte 2, parlando di un fantomatico, ipotetico, incredibile buco di bilancio. Buco di bilancio che non esiste, una fandonia colossale, ma non esiste per 4 motivi fondamentali. Il primo, che Eurostat ci ha detto in Commissione Senato, io l'ho sentito con le mie orecchie, che è assolutamente i bonus edilizi non concorrono a formare debito pubblico. Il secondo è che Nomisma, che abbiamo collegata, ci dice che quando si vanno a considerare i bilanci si considera una voce dare, ma c'è anche una bellissima voce che si chiama avere, e quindi la voce dare è l'investimento fatto, che sono 65 miliardi, ma la voce avere sono 195 miliardi di ricchezza e di economia che sono stati generati. Il terzo, ce lo dicono proprio Draghi e Giorgetti, guardate, nel governo Draghi sono stati prodotti 4 documenti contabili che certificano i conti che noi dobbiamo presentare in Europa, che sono 2 DEF e 2 NADEF, che sono
sono i documenti di aggiornamento dei conti pubblici. Giorgetti ne ha pubblicato uno 3 mesi fa, è stato votato dal Parlamento, la NADEF, a novembre, dove si certifica che i conti italiani sono a posto, anzi è stato registrato un incremento delle entrate pubbliche e delle tasse. E tra l'altro sarebbe stato impossibile il contrario, nella misura in cui ne abbiamo avuto nel 2021 un PIL di 6,7%, nel 2022 un PIL di 3,9%, che hanno generato per il governo Draghi e il governo Meloni di extragettito che sono stati utilizzati per le finanziarie. Quindi a meno che il MEF non coni moneta o i soldi riporti alla Befana in Italia, questi soldi da qualcuno sono stati generati. Quindi la cosa che mi chiedo però è che forse è la cosa più in qualche modo incredibile per me, è che noi abbiamo avuto per mesi tutte le forze politiche, tutte indistintamente, a supporto del superbonus. Noi abbiamo avuto nel 2021 e 2022 sono stati portati in Parlamento, quindi non in campagna elettorale, più di 100 provvedimenti a favore del superbonus, interrogazioni, ordini del giorno, mozioni portati da Lega, da Forza Italia e anche Fratelli d'Italia. Io voglio dire, al di là di citare la Presidente Meloni, cito Donzelli per esempio, che qualche mese fa in una televisione pubblica diceva che non solo bisognava difendere i crediti e la cessione dei crediti, ma bisognava anche fare in modo che si potesse accedere in maniera più semplice. Todde, lei quindi ha citato la maggioranza stessa che difendeva chiederei una consulenza gratuita. Due cose velocissime perché mi piace essere precisa. Sulle frodi, in realtà il numero complessivo è su tutti i bonus edilizi e la Guardia di Finanza, basta vedere i dati e leggerli correttamente, dice che il super bonus incide per il 3%, quindi non per 7 miliardi. Poi c'è un tema, e il tema è che continuiamo a ripeterlo, il fatto di poter cedere i crediti era il fatto di poter permettere a tutti di poter accedere al super bonus, perché una famiglia che comunque non ha la possibilità di avere i soldi da stanziare e da scontare nei 5 anni successivi. L'hanno fatto solo non, i più ricchi. Non è così. Ale, fai schermo così, bello. Il 47%. Allora, sono quasi tutte unifamiliari. Non è chiarissimo. Todde, si fermi un attimo. Si fermi un attimo. 18 milioni di italiani. Todde, guardi, si fermi. Andiamo un attimo a Palermo. Dopo che le faccio vedere il servizio di Gagliotto sugli effetti della scelta del governo a Palermo. Poi Todde continua. Dobbiamo dire che 18 milioni di italiani sono possessori di casa singola, sono tutti ricchi? No, Palermo. Magari al mare, seconda casa. Certo. Qui siamo in via Milano, pieno centro storico di Palermo, insomma vicino alla stazione centrale. L'anno scorso abbiamo montato il ponteggio, abbiamo iniziato con la demolizione e poi ci siamo dovuti fermare. Guardate il ponteggio, è nuovo. Noi abbiamo speso circa 400.000 euro per acquistare in tempi non sospetti il ponteggio e questa è la realtà, tutto fermo. Lei quante persone rischia di mandare a casa? Circa 60 padri di famiglia. Non riusciamo più a dormire, pensando alle cessioni, pensando a come fare a pagare le tasse. Per questi 14 cantieri mi basterebbe sbloccare almeno un milione, 2 milioni. Noi oggi stiamo fallendo per aver creduto a una legge dello Stato. E le cose non vanno meglio per i cantieri con il 110? E noi siamo pronti col super bonus, ma la data, la legge che cambia così in una maniera repentina, io non sono più nelle condizioni di farli partire. Quindi oggi 104 milioni di lavoro già preso e contrattualizzato lo posso buttare, non posso più andare avanti. Onorevole Todde. Io dico questo, tornando anche a quello che dicevamo precedentemente, bisogna capire che cosa fare chiaramente per queste aziende, perché 25.000 aziende veramente è un tema, però la questione è che bisogna pensarci prima, non è che si fanno i decreti che non risolvono i problemi e se ne creano altri, bisogna proporre delle soluzioni e onestamente a me fa molto piacere che si parli di F24, di sblocco degli F24, visto che è una misura che noi abbiamo chiesto a Draghi da di fatto l'inizio del suo governo, quindi il fatto che possa essere una strada lo stiamo dicendo da tempo, però c'è un punto, siccome a me piacciono i numeri, mi piacciono i dati, io quello che dicevo prima è che se in Italia ne abbiamo 18 milioni di italiani che posseggono case unifamiliari non saranno tutti ricchi, così come se andiamo a vedere, Nomisma ce lo può confermare visto che è collegata, il 47% dell'ammontare complessivo del superbonus è stato preso dai condomini che mi risulta non siano abitati necessariamente da persone ricche, quindi anche qui quando si fanno i numeri e quando si danno i numeri bisogna sempre darli Marcatini correttamente. Marcatini conferma con maggiore.
Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Quando si parla del super bonus, se avete un dubbio citofonate Patuanelli, quantomeno mi pare di aver capito così, ma credo di non aver detto una stupidaggine. L'opposizione, e non specifico il Movimento 5 Stelle, invece è fortemente contraria, è contrariata dall'azione di questo governo. Perché? Ma intanto siamo stati contrariati anche dell'azione del governo in cui partecipavamo, quello dove un ministro, un mio collega, diceva che è stata la più grande truffa della storia, non rendendosi conto che in quel modo, anche su quella parte sana di crediti, che sono la stragrandissima maggioranza, poi sul superbonus sono il 99%, perché le truffe sul superbonus non ci sono state per i sistemi di certificazione che avevamo implementato immediatamente sulla questione del superbonus 110%. La Guardia di Finanza parla di 3,7 miliardi di truffe sul tema dei crediti, e non 7,5, perché 7,5 è il monte complessivo dei sequestri fatti dalla Guardia di Finanza, che riguardano anche altre partite, ma ieri sera la Guardia di Finanza ha emanato dei dati molto precisi. Di quei 3 miliardi e 7 di crediti, il 99% riguardano bonus facciate o altri tipi di bonus edilizi che non avevano i controlli adeguati nel momento in cui si formavano i crediti. Il super bonus ce l'ha sempre avuti. Se un ministro, un presidente del Consiglio, continua a dire che la questione dei crediti è tutto frutto di una grandissima truffa, e questo è il messaggio che passa, ma chi mai comprerà quei crediti? Cioè, l'incaglio è nato non per una norma sbagliata, perché è discutibile, qualsiasi legge è discutibile politicamente, non è stato scritta male, no, è semplicemente la comunicazione che è stata fatta. Se il Presidente del Consiglio dice al sistema bancario: guardate che è tutta una grandissima truffa, ma perché mai il sistema bancario dovrebbe mettere mano al portafoglio, comprare quei crediti col rischio che poi col cerino in mano rimane la banca che li ha acquistati? Io credo che se prima di fare il decreto si fossero ascoltate le parti sociali, forse sarebbe stato impostato un decreto meglio. Anche Bonomi. Se posso dire l'ultima cosa, perché sì, c'è la seconda parte di quel decreto che invece è pericolosissima. Abbiamo tempo per parlarne. Sì, sì, ma io poi quando ho la parola cerco di sfruttarla fino all'ultimo secondo, perché non si sa mai quando torna, visto che sono tanti ospiti. C'è torna, la seconda torna, parte del decreto che riguarda la questione del blocco totale della cedibilità, che significa mettere sostanzialmente la parola fine a tutti i bonus edilizi come li abbiamo conosciuti. Adesso torniamo anche sul terremoto. Le truffe, ha ragione lui di dire, sono 4 miliardi, ma sono 4 miliardi quelle scoperte. Ma non su super bonus, una, però, Franco. Una percentuale, non su super una percentuale bonus. Minore, non su super diciamo, rispetto al 90% il bonus facciato. È il sistema di cessione del credito, la finestra della truffa. No? Se non hai un sistema di certificazione del momento in cui si forma il credito, cosa che sul super bonus c'era, ovviamente si presta a facili momenti. Però il sistema, va detto, si era incagliato, per utilizzare una parola che si usa molto. Comunque ce ne sono anche sul superbonus. In questo momento si era incagliato già diverso tempo fa. Tanto è vero che sulla, come dire, complessivo delle case, 12 milioni e rotti circa, solo il 3% ha avuto accesso a questo sistema. Come se lo spiega? Ma è evidente che non, come posso dire, il patrimonio. Chiedere il patrimonio chi sono questo 3%? Aspetti. Dopo l'aggiungiamo. Si può la anche chiedere chi sono questi 3%. Mi risponda Patuanelli, poi devo andare in pubblicità, vai. Ha avuto un effetto sulla numerosità degli interventi e sul risparmio energetico e quindi di CO2 emessa più alto delle previsioni che avevamo fatto nella relazione tecnica, e ha avuto anche probabilmente un costo, se non guardo la parte invece di beneficio, più alta di quella attesa, è evidente. Però il Censis ha detto che su ogni euro investito in superbonus 110%, 0,7 tornano nelle casse dello Stato. Io sottolineo che ad oggi il Presidente del Consiglio dice che è costata 2.000 euro a ogni cittadino, dalla culla all'ultimo pensionato che sta passando miglior vita. Però evidentemente non ha fatto tanta matematica, perché ad oggi costo stimato fin qui da Palazzo Chigi 105 miliardi di euro. Ma non è vero, perché ha parlato di super bonus 110%, 2.000 euro a testa. Ad oggi sul sito di Enea, basta andare in questo momento, potete andarci, costa 54 miliardi e non tiene conto di tutta la parte di benefici, che il direttore Beckes dice: sì, è chiaro che se investo ho una crescita eccetera, però abbiamo avuto 900.000 posti di lavoro, un settore, quello dell'edilizia, che era in crisi dal 2008, che si è rilanciato, ed è un settore industriale
strutturale fondamentale per il nostro paese. Quindi dire che è costato 2000 euro è una balla, cioè proprio non c'è nessuna motivazione. Allora, tutti i conti sono complicati. Lei ha fatto presente che il Censis non è un'autorità in materia di conteggi. No, però Enea sì, e ha dato un dato preciso, sono 54 miliardi di costo. Ho bisogno di 5 minuti. Al 31 gennaio. Adesso o dopo? No, no, adesso sto mandando la pubblicità. Poi mi dice una parola anche... Due persone in carcere e cinque agli arresti domiciliari. Una maxi frode ai danni dello Stato attuata distorcendo i meccanismi del superbonus. Avrebbero emesso fatture false per lavori di ristrutturazione mai effettuati per un totale di oltre 12 milioni di euro. 70 indagati, tra cui una decina di imprese edili, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Lecce con numerose perquisizioni in diversi comuni del sud del Salento, ma anche a Milano, Modena e Salerno, e il sequestro preventivo di circa 15 milioni di euro equivalente dei crediti d'imposta che potevano essere riscossi in maniera fraudolenta. Si arricchivano sui crediti del bonus facciate per lavori mai eseguiti, crediti già maturati nei rispettivi cassetti fiscali ma ora sotto sequestro all'Agenzia delle Entrate. La truffa ruotava attorno a bonus facciate, ecobonus e agevolazioni per ristrutturare. Ha fruttato al gruppo che l'aveva architettata 186 milioni attraverso falsi crediti d'imposta per lavori edili mai realizzati. A questo un riassuntone del nostro moviolone sulle truffe, dice Batuanelli, comunque una facciate percentuale ed ecobonus, non minima, super bonus 110%, minima come rispetto dice al complessivo. Si poteva scrivere meglio quella la parte super bonus? No, legge. Ripeto, la parte sull'accedibilità, l'articolo 121 del decreto 34 2020 probabilmente avrebbe dovuto, che ha introdotto l'accedibilità anche per gli altri bonus, avrebbe dovuto da subito far riferimento alla norma che abbiamo fatto sul super bonus, che prevedeva l'autenticazione, cioè la certificazione di un tecnico abilitato per la parte edilizia, quindi il tecnico che certifica che l'intervento esiste, c'è e progettato, e una medesima certificazione da parte di un fiscalista che determina l'ammontare del credito che emerge da quell'intervento. Sul superbonus, ripeto, ci saranno state sicuramente anche sul superbonus, come su ogni cosa che si fa, sì, qualcuno che ha cercato di approfittarsi e qualche truffa, percentualmente limitatissime proprio dalla dinamica e dal meccanismo che abbiamo messo in campo subito. Ripeto, il servizio parte dicendo 110%, 17 milioni eccetera, e poi si spiega che sono bonus facciate ed ecobonus che non sono 110%. Allora, perché secondo... sul 110 le truffe sono limitatissime. Secondo noi, l'ha causato il governo precedente, qual è la dove soluzione? Due forze politiche della tua maggioranza erano che ha, governo. Che ha in... è già il problema, cioè, è una misura che è già finanziata. Il problema. Chi continua a dire che no, c'è un di se è finanziata per la metà di quello che ci faceva fare una misura con un deficit. Abbiamo evocato, diciamo, un periodo storico, mi scusi Patuanelli, molto di un molto danno difficile. Mostruoso al paese. Però, lo ce lo vediamo, scusatemi, vai Marco. Clip 31 è proprio l'incontro che è avvenuto ieri, parole molto dure e nette nei confronti del Presidente del Consiglio. Ascoltiamo la sua dichiarazione. Questa è una misura, e qui è un falso gravissimo che un Presidente del Consiglio ripeta a pappagallo un errore contabile di ragionamento gravissimo a sua volta fatto dal Ministro Giorgetti dell'Economia. Dire che costa 2000 euro a persona, addirittura al neonato, è un falso, perché c'è un ritorno, dati Censis, non dati Movimento 5 Stelle, del 70% immediato. Significa che se spendi 100 ti ritorna 70, il che calcolato spalmando sui 5 anni il superbonus diventa 88 euro a persona. No, no, chiesto, scusa, è totalmente falso questo calcolo qui. No, totalmente falso. L'hanno fornito i costruttori il calcolo, quindi è molto semplice. Il PIL, facciamo 2021 perché è l'unico anno che abbiamo lo studio compiuto. Fatto da ANCE? No, ANCE. Lo studio Nomisma è fatto da ANCE. 197 miliardi di beneficio. Dai, ma per favore. È semplice perché... Ma se noi andiamo a quello... I costruttori dicono di quel 27% di contributo al PIL... Il super bonus è il 40%, le do la cifra precisa, 12 miliardi. Non è una cifra banale che è rientrata, ma sono 12 miliardi, quindi non dobbiamo dire è costato 50, ne sono rientrati 20 in due lato anni. Lato crescita, ma è lato minori spese, NASPI?
900.000 persone quello assunte nel mondo del contributo alla crescita, sono 20 miliardi sono altri, in due anni. Altri fattori, di, le imposte dirette aumentate perché è aumentato ovviamente il fatturato complessivo, che poi sono introiti che non hai perché hai il credito, ma che non avresti avuto comunque e quindi ti erodono una parte di quella spesa. Poi, ripeto, io parto da un altro principio. Vogliamo dire che il super bonus 110% non è servito a niente dal punto di vista economico? Ma benissimo. Posso finire? Non ho interrotto nessuno e gradirei non essere interrotto. 54 miliardi è la spesa, diviso 60 milioni, non fa 2.000 euro. Ok? Allora, questo, se anche dicessi che non ha prodotto un euro di beneficio, neanche uno, abbiamo speso 54 miliardi, siamo in 60 milioni, ma fa 2.000 euro la divisione. Bene, è una balla quello che ha detto il Presidente del Consiglio? Sì, punto, non ci sono altre scuse, non c'è altro. Se anche dicessi che non fa un euro di crescita il super bonus, già quella è una balla, perché fa 925 euro, ok? Allora io vorrei anche un sistema giornalistico che dice il Presidente del Consiglio ha detto una balla agli italiani. Ma questi sono perché quelli sono numeri, allora, non sono c'è ragionamenti altro. Talmente infantili. Non c'è infantilismo, allora. Ma se tu Presidente del Consiglio che dice una cazzata inventi agli italiani, non scadiamo, cerchiamo di mantenere la matematica, non c'è infantilismo, siamo pure in mattina. Non le è venuto il sospetto che ci fosse qualche cosa, accanto ai benefici, che ci fosse qualche cosa che non funzionasse? Allora, qualsiasi norma può avere qualcosa che non funziona. Intanto prendo atto del fatto che c'è un tavolo e che si cerca di risolvere i problemi del decreto. Magari se prima si fanno i tavoli e dopo i decreti, invece di fare prima i decreti e dopo i tavoli per risolvere i problemi dei decreti, sarebbe meglio. E questo decreto non c'entra niente col super bonus, perché interviene sulla questione della cessione dei crediti d'imposta, non sul super bonus, su cui si è già intervenuti sugli aiuti quater, determinando la morte prematura di quella misura. Detto questo, poi magari ci torno con alcuni elementi, nel momento in cui il nostro paese stava subendo gli effetti di una crisi economica globale come quella della pandemia, bisognava fare degli interventi booster, cioè degli interventi forti sull'economia, e abbiamo inteso introdurre una misura innovativa elogiata dall'Europa in tutti i modi, anche nella lettera della von der Leyen quando ha dato la prima tranche del PNRR al nostro paese, ha elogiato come primo elemento l'introduzione del superbonus, ed è una misura che è servita per rilanciare uno dei settori che io definisco industriali del paese più importanti della nostra economia, come quello dell'edilizia. Non poteva durare per sempre, è evidente, e anche noi avevamo previsto un decalage. Rispetto agli effetti negativi e distorsivi, non c'è un conflitto di interesse tra le due parti, nella misura in cui entrambi, committente e costruttore, hanno l'obiettivo quello di realizzare l'opera nel miglior modo possibile. Questo da sempre l'edilizia, perché le imprese sono serie, non è che vogliono truffare i committenti o lo Stato. Peraltro il super bonus è oggetto di pochissime truffe, perché i dati della Guardia di Finanza sono chiari, la parte truffe è legata al bonus facciate, che non aveva i controlli e i limiti del super bonus 110%, che peraltro aveva la certificazione, l'asseverazione del progettista, l'asseverazione della parte tributarista, quindi da un tributarista sull'effettiva emergere del credito d'imposta, aveva dei prezziari di riferimento, ma anche dei massimali scritti per legge nel decreto che inizialmente ho firmato io, che poi Cingolani ha modificato proprio perché l'aumento dei costi obbligava a un adeguamento di quei massimali. Ma non è che uno poteva spendere 500 euro al metro quadrato per farsi un cappotto, per intendersi, perché aveva un limite che andava dai 90 ai 120 euro a seconda della classe climatica dell'edificio. Quindi non si poteva andare oltre a dismisura, l'impresa non poteva fare il prezzo che voleva, perché aveva dei massimali che, a prescindere dalla certificazione del progettista, dovevano essere rispettati. Dopodiché, io quello che vorrei dire, c'è un Presidente del Consiglio che dice una falsità e nessuno la richiama all'ordine. Dire che il super bonus 110%, come ha detto il Presidente del Consiglio, costa 2.000 euro a cittadino è una bugia, perché ad oggi sul sito di Enea il dato è aggiornato al 31 gennaio del 2023, quindi a 20 giorni fa, i crediti maturati per il 110% ammontano esattamente a 54 miliardi 714 milioni di euro. Quindi, se anche non avesse avuto nessun effetto benefico, e non è così, quella misura costava 900 euro a cittadino, perché siamo in 60 milioni, quindi 54 divido 60 non è matematica, non c'è nessun ragionamento politico. 105 miliardi cosa sono?
lei ha messo nel calderone tutti i bonus edilizi, tutti i bonus, ma ha criticato perché politicamente bisognava attaccare gli incompetenti e incapaci del Movimento 5 Stelle che hanno fatto una norma mettendo a rischio i conti, creando un buco di 120 miliardi, e allora ha messo nel calderone tutto. Però e non lei, è così. Lei è stato al governo, sa benissimo che tutto questo è successo quando l'Eurostat ci ha avvertito che saremmo andati sotto di 40 miliardi con allora, questa storia. Intanto Eurostat è la legge un istituto autorevole europeo, non ce ne sa più niente, che determina delle linee guida sulla statistica. Non è la Commissione, no, non però, è l'Europa, è un istituto autorevole che determina e dà indicazione all'Istat che poi dovrà classificare il debito. Dopodiché, che sia deficit o debito, bisogna guardare l'effetto macroeconomico di una misura. Abbiamo assunto 900.000 persone grazie agli interventi edilizi, cioè le imprese hanno assunto 900.000 persone. Quanta NASPI in meno abbiamo dato? Quanta parte del 6,7 di PIL del 2021 e del 3,9 del 2022 è stata una componente legata al superbonus? Credo almeno un terzo. Quanto rappresenta il 2 punti di PIL del nostro paese? Rappresenta quasi 36 miliardi. Allora, se guardo il conto macro di quello che è stato causato dal super bonus, certo c'è un investimento di 54 miliardi a oggi, ma quanta parte ritorna in modo diretto con maggiori imposte, maggiore gettito? Il maggior gettito del 2022 ha consentito al governo Draghi prima e in ultima parte al governo Meloni di intervenire per ristorare dell'aumento dei costi delle bollette agli italiani. Però se abbiamo fosse, fatto 40 se miliardi. Se ci fosse stato un deficit di 40 miliardi sul 23, significa. Ma dottor Vespa, non è matematica, è economia però. Qui non è matematica, questa è economia. L'effetto di quei 40 miliardi di maggior debito fatto, ma non lo dico io, c'è stato un autorevole Presidente del Consiglio che prima di diventare Presidente del Consiglio ha detto che bisogna dividere il debito buono dal debito cattivo. Ma non si può dire, poi onestamente, adesso che la mia parte politica sia sempre stata imputata di essere incapace, incompetente, io però ho fatto 20 anni libero professionista e 60 opere pubbliche, la Meloni non ha mai lavorato un giorno in vita sua, gli incompetenti non sono tutti nel Movimento 5 Stelle. Il tema dei cessionari. Sta facendo un po' di confusione. No, io non la faccio, la confusione non la faccio io, l'avete fatta voi agli italiani facendogli credere che si può regalare una cosa che non era gratis. Anche la sanità si dice che sia gratis molto spesso, soprattutto per i non abbienti, però in realtà è un costo per lo Stato. Il messaggio del dire che per i cittadini meno abbienti si potevano ristrutturare a casa a spese dello Stato era un messaggio giusto. La gratuità riguarda i cittadini. Non abbiamo mai detto che non costava niente allo Stato. No, l'avete detto che era gratis. Ci sono i video del Presidente Conte che diceva che era gratis. Nei confronti di chi ha fatto l'intervento, non dello Stato. Quindi voi avete regalato 100 miliardi per il 3,7% delle case italiane. Non ho mai interrotto. No, gradirei non essere interrotto. Il 3,7 miliardi per il 3,7% del Consiglio che faceva la campagna elettorale dicendo che il superbonus andava confermato e rinforzato. Non ha confermato la cessione del credito. Ho visto, è stato bloccato nell'aiuti quater, doveva durare fino a giugno. Come no? Doveva essere al 110 fino a giugno, è stato anticipato a gennaio la morte del 110%. Quindi qui in campagna elettorale diceva che era una buona misura, oggi dice che è il male assoluto di questo paese. Secondo Patuanelli, lo Stato deve pagare 100 miliardi per ristrutturare il 3,7% del patrimonio immobiliare italiano, anche delle soprattutto delle classi più agiate, perché questo è quello che ci dicono gli analisti. Sul costo della misura, ripeto, non si può dire soltanto quanto è costata, ma bisogna mettere sul tavolo. Lo dice una mozione. Lo dice una mozione di una forza di maggioranza come Forza Italia, che a gennaio ha presentato una mozione in Parlamento dicendo che non si può continuare a dire che il bonus, il super bonus 110% ha avuto quel costo, perché bisogna mettere in campo anche gli effetti positivi. Non lo dico io, in quel governo che non è riuscito a risolvere i problemi, il governo Draghi, c'erano due forze politiche che oggi governano con voi, e c'era un ministro dello sviluppo economico che oggi fa il ministro dell'economia e delle finanze. Quindi dire che è tutta colpa del Movimento 5 Stelle anche la mancata risoluzione del governo Draghi non mi sembra che sia la cosa più coerente del mondo. Non è colpa della Meloni. Dopodiché sull'aumento dei prezzi, ma non lo dico io, lo faccio dire alla Presidente. Allora, perché basta guardare i dati reali e non continuare a dire le cose così. Perché noi siamo in mezzo a questa diatriba, mentre voi giustamente discutete perché fate questo, l'aumento dei prezzi non ha nulla a che vedere con i bonus. Ma no, abbiamo fatto, non lo dico perché, abbiamo fatto un'indagine, perché anche a noi interessava sinceramente accertarcene. Allora, l'aumento dei prezzi in tutti gli altri paesi d'Europa è stato
uguale e in alcuni casi addirittura superiore a quello dell'Italia. Come la Germania, ad esempio. Quindi l'aumento dei prezzi no. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.